Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Flavio Insinna, dal successo ad un dramma terribile che lo ha sconvolto letteralmente, ecco di cosa si tratta. Uno dei conduttori che ha lasciato il segno indelebile nel mondo dello spettacolo per la sua simpatia, professionalità e talento artistico è proprio lui, il grande Flavio Insinna. Oltre a essere un bravissimo conduttore, l'uomo si è prestato più volte come attore dimostrando la sua grande versatilità soprattutto nei ruoli. Nonostante tutto, l'uomo ha dovuto vivere un'esperienza drammatica che lo ha segnato per sempre, ecco cosa è successo. Originario di Roma, Flavio comincia ad appassionarsi al mondo dello spettacolo, tanto da studiare recitazione e diplomarsi nel 1990 proprio al laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti a Roma. Un traguardo non indifferente che lo porterà a farsi conoscere pian piano al pubblico. Il vero successo lo raggiunge nel ruolo del capitano Ancesci nella fiction Don Matteo, al fianco di Nino Frassica e Terence Hill. Nonostante tutto, però, oltre a interpretare personaggi simpatici ed ironici, dà prova di essere un bravissimo attore anche in ruoli drammatici come Don Bosco e Don Pappagallo e nella famosa fiction TV Ho sposato uno sbirro. Ultimamente si è dedicato moltissimo alla conduzione di alcuni programmi di successo come Il Quid e L'Eredità, oggi passato nelle mani di Marco Liorni. Circa la vita sentimentale, l'uomo è legato all'autrice Maria Grazia Dragani anche se, nel 2016, la coppia aveva annunciato le nozze e misteriosamente, qualche mese più tardi è stato tutto annullato. Il conduttore sulla questione non ha mai voluto annunciare nulla al riguardo. Flavio Insinna e la paura che lo assilla ancora, ecco di che si tratta. Nonostante Flavio Insinna sia molto competente e professionale, qualche tempo fa, durante la sua conduzione ad Affari Tuoi qualcosa è andato storto. Come ha mostrato Striscia la Notizia, l'uomo trattava male membri dello staff del programma e alcuni concorrenti e questo, ha creato abbastanza scandalo ma soprattutto polemiche. I fuori onda mandati in diretta dal TG satirico sono costati caro a Flavio Insinna, in particolare proprio il posto di lavoro. In una intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair qualche tempo fa, l'uomo ha confessato, "Non mi sono ancora perdonato. Capisco chi ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo, come un risotto che si lascia lì a mantecare". Oggi, l'uomo ha capito sicuramente l'errore e ha deciso di chiedere scusa a tutti ed è migliorato, sicuramente, nel suo comportamento.